Radio Base. Ciao, benvenuto, volevo presentare. Lo chiedo questo, visto che incontri tra pochi ragazzi, intanto che ragazzo sei stato tu, pieno di sogni, pieno di desideri, ambizioni, tipo di ragazza? E poi secondo te, visto che appunto hai anche questa parte da produttore, questo lato da produttore, e si parla molto del cinema italiano in questo momento, si fa una riflessione sui film italiani che escono in sala, forse ne escono troppi, forse ne escono, sì, cioè, forse ne escono brutti. Allora ne escono brutti. Allora, qual è il tuo caso appunto, il tuo punto di vista? Quanti sono brutti? Forse non so. Grazie. Allora, parto dalla seconda. Sai, il problema dei film che escono è una cosa di cui parliamo da tanto tempo, c'è un grandissimo problema distributivo nel nostro paese. C'è un grande problema di a chi si danno i soldi per fare certi film. Però poi a volte io mi faccio anche l'esame di coscienza, ma perché mi capita spesso anche in generale, non soltanto nel cinema. Dico, ma perché questo sta a fare questa cosa? Che mi sembra oggettivamente brutta e improponibile. Poi me lo dico, boh, magari il box office è in casa 800.000 euro, io beh, vedi, allora forse qualcuno piacerà, quindi anche a volte scendere da quello scalino che ci mette in una posizione di pensare di sapere come vanno le cose, come funzionano le cose, lo dico veramente contro di me, perché io quanto sono sicuro di conoscere la verità e la cosa giusta da fare, non è così, perché non c'è una ricerca, lo sappiamo tutti. Quello che voglio dire è che certe volte per dare dei finanziamenti a dei film riguardabili, e vedono senza finanziamenti invece di vivere straordinari di ragazzi molto talentuosi semplicemente perché fanno film meno commerciali. Ma una cosa che mi sento dire è il film commerciale non esiste più. Cioè neanche quelli che erano commerciali fanno più soldi adesso quando fanno film decenti, no? E ne abbiamo la prova in continuazione. Quindi è molto complicato e devo dire che questa occasione di essere detto più volte mi costringe anche ad avere a che fare questa cosa essendo parte, cioè non soltanto puntando il dito, ma essendoci dentro. E a volte rendersi conto perché anche si fanno delle scelte sbagliate, no? Perché magari devi riempire uno slot, perché non avevi altri film, devi riempire un cioè, non lo so, perché devi mantenere un rapporto, non ne ho idea. Sicuramente c'è un sistema che ha a che fare con tantissimi criteri che non hanno a che fare con la bellezza oggettiva del film, questo sicuramente, e questa cosa non ci salva. E, non lo so, poi ecco, già se riuscissimo a più questa cosa del tax credit, già sarebbe una cosa, no? Visto che quest'anno sono tutti a spasso, non hanno lavorato nessuno per portare questa situazione. Quindi c'è un problema. Io che adesso per fortuna incontro, lavoro, parlo con ragazzi di coetanei, anche più grandi, che lavorano in altri paesi, cioè sono fatto film in Spagna, e ultimamente ho parlato con una ragazza che lavora in Francia, dico sì, ci sono problemi, ma sono una quantità di film che veramente è incredibile. E rispetto a questa quantità di film che fa comunque il 60% dei film che vanno bene al botteghino che abbiamo anche candidati a dei premi. Se noi, cioè da tutti di voi qui, ha accesso alla piattaforma di David, c'è da piangere. Perché di 80 film ce ne sono 65 che si guarderebbero manco mio figlio nell'anno di 3 mesi. Cioè è molto complicato questa cosa, perché il cinema è una cosa seria. Cioè, è una cosa che va fatta in maniera poco seria, sono d'accordo, perché comunque ci dobbiamo divertire. Però ci sono le energie di un sacco di persone, un sacco di soldi spesi, non si può uno svegliare la mattina, chissà che faccio adesso, c'è un film sulla storia di mio nipote che una volta è cascato qui dal balcone e c'è fuori, che cazzo ce ne frega, cioè. La creatività è una roba che non va sottovalutata, è quella cosa che mi fa veramente incazzare, devo dire la verità. Non mi ricordo più qual è la prima domanda. Un ragazzo che sei stato. Ah, vedi. Ragazzo, sono stato un ragazzo, secondo me, abbastanza furbo da capire quello che doveva e doveva fare per non finire nei guai. Sono cresciuto abbastanza per strada, in mezzo a degli scalestrati, avevo voluto un bene immenso e ancora che voglio. Sono una persona che ancora oggi è legata soltanto ed esclusivamente in maniera pura e viscerale alle persone con le quali sono cresciuto. Quindi ho tante persone a cui voglio bene, ma i miei amici sono quelli che ho trovato in vacanza da 10 anni e nessuno può andare mai più incontrare, e sono le persone che mi rendono veramente felice al di fuori della mia compagna, della mia famiglia. E tra l'altro sono dei giudici del mio lavoro, sono dei pezzi di me, è una cosa veramente, cioè una cosa che bello fanno tutti, bravissimo, quindi quell'altro è una cosa importante, grazie mille. Quindi mi aiutano anche a mantenere le libertà.
e poi basta, è un ragazzo buono, cioè è un ragazzo buono, non c'aveva voglia di problemi, era uno che si sentiva molto male rispetto alle ingiustizie, quindi io che da molto piccolo venivo un po' bullizzato, ma poi cominciavo a menare, da tutti quelli che mi bullizzavano, poi ero stato in circolo, poi ho smesso di menare, poi chissà di Dio che succederà, che lo sa, però seguivo molto il flusso. Quello mi hanno detto che è così, io uscivo così e poi capivo che mi piaceva chi no, e piano piano, durante gli anni, alcuni sono venuti con me, altri sono rimasti dove erano, ma sempre con grande amore, nel senso non mi ricordo le persone con le quali mi sono lasciato comunque rabbia, non ce l'ho questo ricordo, non ho un ricordo di rabbia. Ciao Sandro, Barbera ha parlato di un'edizione dei temi importanti e importanti sono l'erotismo, la sessualità, tutto il super sex. A Barbera hai sdoganato, secondo te sta crollando finalmente il tabù della sessualità anche al cinema? Speriamo. Sai che cosa? Poi bisogna vedere come sono questi film. Allora, già il fatto che si facciano dei film su quella tematica è un segno. Poi, ricordando quello di prima, bisognerebbe fare dei bei film che parlano di quella. Allora lì è una cosa molto bella, fai veramente un favore al cinema, ma non soltanto al cinema, perché dico il potere del cinema è incredibile, ne abbiamo parlato moltissimo quando la foto è fissa Stefano Pellocchino, è proprio quello di rendere una cosa immediata e praticamente. Io posso raccontarti la storia di Stefano per 5 anni, tu poi dico, poi io ti lo faccio vedere, il cui poteva essere tuo figlio, tuo nipote, e quella cosa ti arriva qui. Su tutta la tematica della sessualità è la stessa cosa, perché tu, io posso raccontarti, posso parlare con amici che tra l'altro a metà di quello che dico sono cucine, quindi vado a capire, no? Con tutti i maschi. E invece se tu fai una storia che ha come tema centrale la sessualità, ma che ti riesce a presentare dei personaggi nei quali riesci a riconoscerti tu, tua sorella, tuo fratello, tuo cugino, la tua famiglia, quello che vuoi, quella cosa ti costringe ad avere a che fare con quella tematica in una maniera intima. Magari anche e soprattutto decostruendo dei preconcetti che c'hai rispetto ad un'educazione che è figlia di un altro secolo ormai, no? Dove questo non si può fare, questo non si può dire, per carità questo no, ma io. La verità è che ognuno all'interno di un mondo che ha a che fare con l'erotismo e con la sessualità deve semplicemente sentirsi libero, con tutto quello che è in costruzione, è assolutamente deleterio quella roba là. Quindi ho parlato con Senzio, ho incontrato tante persone che mi hanno detto, ma sai. Io sono voluto arrivare a legge fino a 25 anni che aspettavo la persona giusta. Io dico, guarda, non è stato così, mi dispiace che te sei messo 15 anni di roba, però sono 10 da me. Però per il resto, se tu sei felice in questo momento, vuol dire che hai fatto la scelta giusta. Quello che non va bene è che o tu che hai perso la legge a 15, o tu che invece hai perso 25, vada a rompere i coglioni all'altro. Quella cosa non si fa. Cioè, ognuno stia nel suo mondo cercando di accogliere il punto di vista dell'altro, ma non considerandolo. Né come aggressivo, né come un guarda, tu stai sbagliando questo devo fare così, ma a me è successo questo. Ti posso dire, a me è andata bene, a me invece è successo questo, come è andata bene con te, siamo contenti tutti e due oggi, no? Invece in realtà anche nel sistema scolastico, infatti non parlo spesso, infatti non si parla di sessualità nelle scuole. Cioè, io mio figlio c'ha anche interviene, figura appena parla, io gli insegno tutto. Le eravamo sempre insieme, no? Ma che aspettavo? Dico, però allora, funziona così. Poi mi chiamerà la maestra, signor Borghi, questo è la mia prima. Però è bello pensare a un mondo in cui attraverso il cinema, la letteratura, lo scambio, il pensiero, si possa arrivare con un tema come la sessualità, ma anche molti altri, ad avere uno scambio libero e comune su delle tematiche che sono considerate già scritte. Cioè come se qualcuno ci avesse scritto la verità su come però tutti i giorni qualcuno dovesse impegnarsi per ricostruire. No, non c'è così, il tempo cambia, cambia. Cioè, io se penso anche a me quando avevo 15 anni, i ragazzi che hanno 15 anni adesso, ma quelli che fanno 5 giri intorno, è così, con social, con quella roba lì. Ecco, appunto, rispetto all'applicazione anche di quel mondo che è brutto, che è facile. Quindi, insomma, se se ne parla bene, ecco, non è una delle cose in cui l'importante è che se ne parli, no, cioè parlarne bene, e far parlare le persone che non conoscono davvero, che sanno usare il proprio giusto. Qual è il personaggio a cui mi senti più vicino? Ma allora, la prima domanda non c'è risposta mai, nel senso che la creatività
credibilità è una cosa che in qualche modo associo ad un pensiero di performance, no? Se tu ti preoccupi di essere credibile, vuol dire che ti sei fatto un sacco di domande. Io non sono più uno che si fa tante domande. Io leggo, dico spesso che quando leggo una sceneggiatura, di solito il pensiero che mi viene alla prima lettura è quasi sempre all'80% quello che puoi fare nel film. Perché seguo un po' l'intuito, seguo invece questa idea di essere invaso da una serie di elementi, di rielaborarli anche in maniera scomposta, per poi invece uscire fuori una forma, a volte anche proprio sul set, magari non troppo prima, a volte anche se è più lungo. E quindi io mi butto molto, e il consiglio che do a tutti i ragazzi giovani che mi chiedono male, fatto come fare l'attore, è dico ragazzi andate senza paura, cioè non c'è un giudizio in questa cosa qui, no? Cioè ovviamente c'è, ma sbattete le balle. Cioè, nel senso è, bisogna veramente divertirsi, quando si ha il privilegio di fare un lavoro come il nostro, dove si guadagnano tanti soldi, si lavora poco e si incontra un sacco di gente figa, bisogna essere in grado di farla diventare una gemma quella cosa lì. Perché anche io a volte, quando sono caduto nel tranello di lamentarmi, poi mi sono vergognato di me stesso, invece proprio stare lì sul momento e lasciarsi sorprendere quella cosa lì. Poi certo, se uno viene e ti dice, sai, ho creduto a quella cosa dall'inizio alla fine, è bellissimo. Ma scusate, sono io che sai, su sto film non è che ci ho creduto tanto, io vado a dormire allo stesso modo, sinceramente. Quando ero giovane non era così, e invece adesso lo è, quindi è molto bello. Secondo me, qual era il personaggio a cui sente più vicino? Allora, vicino tu dici da un punto di vista di caratteristiche umane? Allora, Aureliano, che è il numero 8, aveva metà del suo essere che era molto simile a me. La taglia era ovviamente. Però la purezza con cui ho deciso di raccontare il personaggio che fosse in grado di lavorare con l'emotività, cioè il modo in cui voleva bene le persone, è un modo che io a me piace molto volere bene le persone. Mi chiedo sempre, molto spesso, se ho dato abbastanza abbracci e baci per dimostrarlo, no? Perché poi a volte non è che tutti gli altri sono in grado di ricevere amore, non siamo in grado di darlo, ma non perché lo voglio, perché siamo tutti diversi, quindi non è così. E poi un altro personaggio, ma forse, ovviamente, qualcosa anche Rocco, e poi Massimo Ruggero c'aveva un sacco di roba mia, tantissima, la precisione, di essere schemati, di essere maniero del controllo, tutta non essere mai overwhelmed, quindi sempre in controllo, per mai che aveva perso quella roba, c'era molto io. Quindi praticamente è una fusione tra uno che spara la gente, uno che fa il buono e uno che fa finanza, è perfetto. Sperando si trovi ancora da qualche parte, non è più crescere. Disgrazie.
Radio Base.